Parte con una sconfitta l'era dell'imprenditore torinese Ettore Serra. L'Angelini vince di misura il Porto d'Ascoli con la prodezza di Nazareno Battista. È già terminata quindi l'avventura in Coppa Italia di un Chieti rivoluzionato sul mercato per 10 undicesimi, formazione nuova rispetto alla passata stagione. L'unico superstite dello scorso campionato a scendere in campo dal primo minuto il capitano Manfredo Pietrantonio, che indossa la numero 10 e si incarica dei calci piazzati come nella prima occasione in favore del Chieti, con il tentativo ad opera di Giacomo Rossi e in seguito del centrocampista ghanese Moro Tola Masavud. Il tecnico neroverde Corrado Cotta sceglie un 4-4-2 con Riosa e Barbetta in attacco, atteggiamento pressoché speculare per Davide Ciampelli, che si affida nel reparto avanzato a Spagna e Pacchioli, che nel corso del primo tempo sono ingabbiati da Ferrari e Salto, i difensori centrali del Chieti, che nella ripresa cambia subito con D'Innocenzo in luogo di Riosa e Barbetta il riferimento centrale, con Pietrantonio che avanza di qualche metro e Giacomo Rossi che prova a sorprendere testa ad agire sulla corsia mancina. Spagna per il Porto d'Ascoli, la prima fiammata dell'attaccante in divisa arancione, ma cresce la squadra di Davide Ciampelli, più aggressiva nella ripresa, prima con questo calcio di punizione di Battista, quindi con il colpo di testa di Rovinelli che si spegne sul fondo, decisamente meglio ora il Porto d'Ascoli, che trova anche il gol del vantaggio con questa invenzione da parte di Nazareno Battista. Nulla da fare per Manuel Vitiello, conclusione imprendibile 1-0 del Porto d'Ascoli con la magia di Battista che esulta con i propri compagni di squadra. Il Chieti accenna una reazione immediata sostenuta dai tifosi neroverdi, prima di lasciare il campo ci prova anche Masavud, autore di una buona partita nel finale. Battista avrebbe anche la possibilità per il raddoppio, ma stavolta Vitiello gli sbarra la strada evitando lo 0-2, ma il Chieti è già fuori dalla Coppa Italia. Passa il Porto d'Ascoli a questo punto. Corrado Cotta è già concentrato sulla prima di campionato domenica prossima contro il Vasto Giraldi, sempre allo Stadio Angelini. Questo stadio è eccezionale. Io me ne avevano parlato, ho visto delle immagini, ma i ragazzi sono veramente stupendi, ordinati, con un tifo veramente esemplare. Quindi questo sicuramente è importante, quello che abbiamo sempre detto, avere dei tifosi che così è un valore aggiunto, e sono sicuro che nel corso dell'anno sarà il famoso 12° uomo in campo, assolutamente. Il risultato ovviamente non ci può piacere, perché come dico sempre si gioca per vincere, quindi nessuno vuole perdere. Abbiamo già visto alcune situazioni, perché nelle partite vere possono essere viste, perché le amichevoli rappresentano ovviamente soltanto un allenamento. Quindi sapevamo già, abbiamo avuto la conferma di alcune situazioni che sono da migliorare. Consideriamo che abbiamo diversi giocatori che non erano potuti scendere in campo e altri che arriveranno, quindi siamo fiduciosi, siamo tranquilli. Sul gioco abbiamo visto delle buone situazioni, non ancora, ma è normale per la situazione atletica per poterlo mantenere tutti e due i tempi, assolutamente. Si interverrà ancora sul mercato, e se sì, in quali ruoli? Certo, beh, la squadra, insomma, sarebbe offendere l'intelligenza di tutti quelli che hanno visto la partita, ovviamente ha partito nella zona dell'attacco, questo è normale, quindi sarà quella la zona da rinforzare assolutamente. Ma poi diciamo che come situazione in generale, io dico sempre che è fondamentale il centrocampo, perché il centrocampo aiuta l'attacco e la difesa. Quindi nel momento in cui abbiamo un centrocampo che peraltro non mi è dispiaciuto totalmente in alcune situazioni, possiamo tranquillamente dare una mano a entrambi i reparti. Non c'è assolutamente nulla da rammaricarsi, se non che avevamo due giocatori che avremmo voluto già inserire, ma per questioni puramente fisiche non l'abbiamo potuto fare. Quindi con quelli forse un pochettino avremmo potuto avere qualcosetta in più anche in attacco. Sono stato in diversi stadi a vedere diversi tifosi, ma devo fare i complimenti e devo dire che sono veramente molto molto ordinati, e soprattutto devo dire che per i famosi 90 minuti non si sono fermati un attimo. Siamo consapevoli, come ha detto il presidente, ho rigliato, perché che ci manca qualcosa, ma per l'amor di Dio, però se guardiamo anche la squadra, abbiamo schierato dall'inizio 5 giovani, la panchina era tutta giovane, bisogna dare il tempo ai ragazzi un po' di crescere, bisogna far capire ai ragazzi, è chiaro che siamo Chieti, bisogna capirlo in fretta, che l'aspetto fisico in questa categoria è devastante, perché due o tre miei ragazzotti sono volati via, anche se non siamo a Trieste, collabora, perché a un certo punto ci siamo a Trieste.
Trieste, c'è la buona che ti porta fuori dallo stadio. E, però va bene, anche perché la partita era in grande equilibrio, ci voleva un colpo e loro il colpo l'hanno fatto, è fuori discussione. Poi possiamo discutere finché vogliamo. Poi hanno avuto l'occasione a ripartire, potevano chiudere la partita, poi niente. Poi a sprazzi qualche volta ci siamo avvicinati, abbiamo tentato, qualcosa magari a livello tecnico non ha funzionato, nel senso quando si finalizza può andare in porta, può andare fuori, per l'amor di Dio, però fa parte della squadra, fa parte della costruzione, fa parte poi del programma di lavoro che è un po' tutti. E poi l'avversario assolutamente di categoria, complimenti, una squadra che so che ha fatto benissimo l'anno scorso, so che si è mossa bene sul mercato, non ho studiato loro, me l'hanno detto loro, sono agevolato sotto questo aspetto e quindi va bene. È chiaro che questo è un girone dal mio punto di vista molto molto equilibrato. Io in questo momento più che dire chi starà là in alto posso pensare e chi non scende, perché poi alla fine se poi il girone diventa 20 con Teramo e Campobasso ne vedremo delle belle, perché ci sono grandi piazze, grandi tradizioni, noi siamo una di queste e niente, bisogna lavorare signori, bisogna lavorare. Io per primo sono consapevole, però quando la squadra dà tutto bisogna giustamente ringraziare tutto. Quando questo pubblico al di là del risultato, come ha detto il Presidente, ti sostiene e ti applaude, cosa dobbiamo dire signori? C'è uno stimolo per lavorare tutti i giorni sempre di più per dare dei risultati alla proprietà, delle soddisfazioni e alla città. Mister, cosa serve a suo parere ancora sul mercato? L'ha già detto Presidente, l'ha già detto, quindi io non abbocco, ho i capelli bianchi, l'ha già detto Presidente. Bisogna lavorare, quindi lei ci crede in questa base, in questa fisionomia che noi tutti abbiamo visto? Senta, se non ci credessi prendo la macchina, vado a Francavilla, mangio una bella pizza e poi faccio smaltire il bollino rosso del traffico e me ne sto a casa. Al di là delle defezioni. Ma no, per modo di dire. No, ma al di là delle defezioni ci crede su questo gruppo che è sceso in campo? Sì. Assolutamente, è chiaro che ci manca qualcosa, ma lo sappiamo dall'inizio. Quindi sappiamo che cosa ci manca. Lo sappiamo. Cioè, io direttore ci sentiamo, ci vediamo forse anche troppo tutti i giorni e parliamo tutti i giorni di questo. È chiaro che non è che andiamo allo sbaraglio a dire se ci fosse Zinedine Zidane libero forse riusciamo a incollare poi il reparto di centrocampo con il reparto offensivo, ma non è libero e ha dei costi decisamente importanti. No, ci serve qualcosa, ma anche come fisicità di squadra ci serve qualcosa, perché questo è un campionato fisico poi alla fine, la Serie D a tutti i livelli, lo dico per esperienza, non perché me l'hanno detto, è un campionato lungo, difficile e fisico anche sotto questo aspetto, no? Il gioco aereo, le seconde palle diventano, poi magari quando arriva fine ottobre, l'inizio dell'inverno, i campi poi non tutti sono in un certo senso sintetico, giocare già qua che è un aeroporto grandissimo può diventare un campo pesante e giustamente poi la struttura serve, ma perché la categoria è questa? Penso che non abbiamo fatto una mala partita, abbiamo iniziato molto bene, ma poi penso che il secondo tempo hanno giocato un po' meglio loro. Sicuramente ci ha mancato lì gli ultimi 20 metri dove potevamo aver fatto meglio tutti, portando anche da noi la palla da dietro per farle arrivare attaccanti la palla più pulita. Tu come ti trovi a Chieti? Abbiamo visto anche i tifosi che vi hanno sostenuto praticamente dal primo all'ultimo minuto. No, sicuramente da ringraziare ai tifosi, poi io a Chieti mi trovo bene. Sono contento di essere qui, so bene che è una piazza molto importante, quindi darò il meglio per loro. Per noi era importante intanto giocare anche questa partita, quindi l'obiettivo nella partita con l'Avestano è arrivare oggi a Chieti e dare la possibilità a questi ragazzi di giocare in un ambiente importante, perché sappiamo quanto giocare a Chieti sia difficile da un punto di vista non solo tecnico e tattico ma anche ambientale. Ci siamo riusciti, oggi abbiamo fatto una partita non bellissima,
con equilibrio nel primo tempo, nel secondo sapevamo di avere delle caratteristiche anche della panchina che potevano permetterci di dare una sterzata alla partita. Penso che potevamo tranquillamente vincere sia noi che il Chieti. Alla fine è stato l'episodio del gol di Battista che l'ha girato a nostro favore, e adesso chiaramente inizia il campionato, che è tutta un'altra storia. Noi dobbiamo essere attenti, bravi, perché il calcio è la storia del calcio, piena di squadre che iniziano bene la Coppa Italia e poi inizia il campionato e pensano di essere diventate brave e che tutto venga così naturale e facile. No, non è così, chiaramente, però per noi era importante giocarle tutte e due queste partite. Ci siamo riusciti, chiaramente il passaggio del turno è un qualcosa in più che ci prendiamo molto volentieri, e adesso da martedì chiaramente pensiamo a quello che è il nuovo terribile girone F, come tutti gli anni.